Allora, buongiorno a tutti. Io mi limiterò, diciamo, a dire alcune parole introduttive per inquadrare questo seminario nelle attività del nostro gruppo di ricerca e per presentare molto schematicamente alcuni dei temi e le parti nelle quali si compone il volume che discutiamo oggi. Anzitutto è un ringraziamento a Mario Tronti che è venuto da Roma per discutere con noi e a due dei tre curatori del volume, cioè Matteo Cavalleri e Michele Filippini, che sono qui con noi e che hanno, diciamo così, reso possibile questo incontro. Allora, quali sono le ragioni per le quali abbiamo scelto di discutere questo volume, di occuparci quest'anno di questo volume, di leggerne i testi? Le ragioni derivano un po' dalle ragioni del nostro gruppo di ricerca, Prospettive Italiane, che è un gruppo di ricerca composto da studenti, dottorandi, che ha scelto di occuparsi di filosofia italiana, intendendo nella definizione di questo obiettivo, né la volontà di diciamo, operare una partizione geografica. Abbiamo la consapevolezza che definire geograficamente la filosofia è certamente uno sforzo così un po' inutile e molto limitante. Né il nostro gruppo ha diciamo, si pone in quel filone di ricerca che prende il nome di Italian Thought e che cerca la definizione di un'essenza propria della filosofia italiana. Piuttosto, noi utilizziamo, diciamo, l'indagine dell'ambito filosofico per cercare di confrontarci e di comprendere, la storia d'Italia. Quindi, la nostra finalità è una finalità da storici che utilizzano la prospettiva della riflessione sulla storia del pensiero per cercare di comprendere alcuni momenti della vicenda storica italiana. Allora, naturalmente, se questo è, diciamo, l'obiettivo generale che il nostro gruppo così si prefigge di perseguire, di approfondire, il volume Il demone della politica è stato per noi un'ottima occasione di riflessione perché in questa ampia antologia di scritti, quest'ampia antologia di scritti, diciamo, testimonia la traiettoria del percorso, politico e filosofico di Mario Tronti in anni, diciamo, cruciali, negli anni recenti, della storia d'Italia, nei quali si consuma in un primo momento il tentativo del movimento operaio di porsi come soggetto capace di costruire un nuovo orizzonte umano e politico e successivamente il fallimento di questo tentativo. Il professor Tronti riflette su questo con, diciamo così, l'attenzione non semplicemente dello studioso, ma dell'intellettuale militante e del dirigente politico. Quindi il confronto deriva dalla tensione verso l'approfondimento di un momento storico che riteniamo particolarmente importante e che non è, qual è appunto la vicenda del secondo dopoguerra italiano, non è particolarmente approfondito nei nostri corsi e nelle nostre lezioni universitarie. Detto questo, e quindi cercato in qualche modo di qualificare la finalità della nostra che ci ha portato alla lettura di questo libro, dico alcune cose molto, molto schematiche, molto cursorie su come è organizzata questa antologia per chi magari non ha avuto modo, diciamo come noi, di leggere dettagliatamente. Allora, è divisa fondamentalmente in quattro parti, secondo una scansione cronologica che distingue quattro momenti fondamentali, non solo della riflessione di Mario Tronti, ma della storia d'Italia.
La prima parte raccoglie, diciamo, gli scritti del periodo operaista, che inizia col 58 e finisce col 67, quindi finisce molto presto in realtà rispetto a una partizione cronologica, diciamo, più canonica. È noto l'operaismo di Mario Tronti, la posizione di Mario Tronti in questi anni, e io non mi soffermo particolarmente. Diciamo che è un periodo questo che inizia, come è ben posto in evidenza anche nell'introduzione, a partire, diciamo, da ciò che avviene dopo il 56. Ed è un periodo nel quale Tronti raccoglie, diciamo, la sfida di pensare il marxismo non semplicemente come ideologia politica, ma come scienza, definendo però un'idea di scienza come rapporto dialettico tra il movimento operaio come soggetto compreso nella contraddizione e il capitale, inteso appunto come il luogo nel quale questa contraddizione si sviluppa. Con l'idea che in parte potremmo definire, almeno in parte potremmo definire lucacciana, che solo il soggetto compreso nella contraddizione comprende la contraddizione. E quindi un'attenzione, diciamo, al tema della soggettività operaia che contraddistingue la riflessione di questi anni. La seconda parte, invece, del volume raccoglie gli scritti che vanno, diciamo, dal 67 a tutti gli anni 80, ed è il periodo nel quale la riflessione trontiana si concentra sul tema dell'autonomia del politico. Qui evidentemente siamo in un periodo storico nel quale è già pienamente dispiegata la crisi del movimento operaio e la crisi del tentativo che il movimento operaio ha perseguito di produrre un orizzonte di liberazione e di rivoluzione. E quindi il tema del soggetto è un tema che persiste, ma che viene indagato a partire dalla prospettiva della crisi, della crisi del soggetto. Prospettiva della crisi che è studiata, e questo è un carattere che peraltro permane anche nelle parti successive, sempre a partire dall'orizzonte della politica, dall'orizzonte del rapporto tra il soggetto e la politica. Perché Tronti avverte in questi anni che il potere, lo Stato, le classi dirigenti hanno avuto la capacità, attraverso la pratica di habitus, di tradizioni, di pensiero, di assorbire quell'urto prodotto dal movimento operaio. E quindi si tratta, in qualche modo, secondo Tronti, per capire la crisi del momento rivoluzionario, di indagare questa strategia di assorbimento che è stata propria dell'ordine politico costituito. La terza parte raccoglie invece, diciamo, gli scritti che arrivano, diciamo, dalla metà degli anni 80, dall'85 fino al 98, nel quale il professor Tronti scrive e pubblica Politica al tramonto. E questa è una fase ulteriormente nuova rispetto alle precedenti, tanto rispetto alla fase, diciamo, della riflessione operaista, quanto rispetto alla fase in cui è centrale il tema dell'autonomia del politico. Questa fase, che perdura anche, diciamo, fino, io credo, agli ultimi scritti, è una fase che riflette sulla sconfitta, potremmo dire, per non arrendersi, per non accettare del tutto la resa, e riflette sulla sconfitta individuando, mi pare, due prospettive a partire dalle quali indagare la sconfitta. Il problema antropologico, il buco antropologico, cioè il movimento operaio non è stata solo una crisi politica quella che l'ha investito, un'incapacità di rompere
l'ordine politico costituito, ma è stata, avverte Tronti, l'incapacità di costruire quella che lui definisce un'antropologia negativa, che io devo dire la verità, faccio anche un po' fatica a comprendere questa definizione, però potremmo dire forse un'antropologia capace di costruire un'etica che sostituisce i valori dominanti con nuovi valori. L'altro, diciamo, corno di questa fase è l'incontro col pensiero teologico, con la dimensione della profezia. Qui cito il saggio dedicato in particolar modo a Quinzio, Politica e profezia. Perché la profezia? Perché la profezia è quell'ambito di pensiero che tiene insieme, diciamo, per un verso una critica del presente che ne indaga la tragicità in ragione dell'incapacità che il presente ha di realizzare la prospettiva escatologica, e in secondo luogo però, nonostante questo elemento di critica del presente come critica di un fallimento, al contempo la profezia non rinuncia all'annuncio, non rinuncia a dichiarare ciò che accadrà, e non rinuncia a dichiarare ciò che accadrà non in modo utopistico. Questo è, diciamo, un tratto importante, io credo, della riflessione di Mario Tronti. Tronti rifiuta l'utopismo, continuamente insiste sulla necessità di confrontarsi con la contingenza. La presenza, per esempio, di un autore come Machiavelli emerge più volte nei suoi scritti, e la profezia quindi annuncia ciò che accadrà, annuncia, sceglie di annunciare un orizzonte di liberazione, insistendo però su una capacità che è quella medesima della politica, cioè dell'interpretazione del segno, il confronto con il tempo presente come luogo di sedimentazione di segni che vanno ricostruiti in una prospettiva ermeneutica capace di renderli vivi e di renderli appunto tracce per un orizzonte politico di ancora di lotta. Sono questi gli anni della collaborazione con la rivista Bailam, e diciamo questa persistenza, questa attenzione per un verso alla questione teologica, alla questione antropologica, e per un altro al pensiero politico, mi sembra che persista anche come orizzonte, diciamo, nell'ultimo periodo, quello che va dal 99 al 15, in cui però si sviluppano, diciamo, anche nuovi temi, come per esempio quelli della critica della democrazia politica. Ecco, io qui mi fermo. Noi abbiamo pensato di organizzare così la discussione di oggi. Io lascerei adesso la parola a due o tre ragazzi, membri del gruppo di ricerca, che hanno, diciamo, alcune domande un po' più dettagliate, diciamo, su alcune parti del libro. Poi farei una replica del professor Tronti, e poi eventualmente raccoglierei anche un altro po' di interventi, aprendo naturalmente poi la discussione anche a tutti i presenti e anche ai curatori del volume, se hanno piacere di contribuire a questa riflessione. Quindi lascio la parola a Silvestre e Cristina. Forse meglio col microfono. Allora, io partirei dal titolo del volume. Io mi sono concentrato più che altro sull'aspetto di cui discutiamo un attimo prima, sulla parte che va appunto dalla fine degli anni 80 alla fine degli anni 90, questo decennio, cioè dagli anni 80 agli anni 90, in cui io indicherei una frattura. La frattura del crollo del muro di Berlino, il crollo dell'URSS, come momento, possiamo dire, che divide per un nuovo dizionario politico e tutto il resto degli scritti che succederà. Perché intanto torniamo al titolo, il demone della politica, i curatori lo hanno inteso anche con un gioco di parole, in un doppio senso. Il senso che emerge nell'introduzione al fianco, poi del senso che effettivamente Tronti darà
al termine demon rispetto al dio della storia. È il demone di una poesia che ti, in qualche senso ti domina, ti impossessa, perché ti spinge a riflettere sul politico. Ma ciò che è interessantissimo in questi scritti è l'accezione che invece Tron ti dà di demone rispetto al dio della storia. Demone che in qualche modo è prodotto, se vogliamo, dal dio stesso della storia, quindi un demone del politico che emerge dalle condizioni storiche. Quindi io rifletterei intanto su dei termini che emergono in questa parte, in particolare dalla fine degli anni Ottanta in poi. Quindi questa dicotomia dio-storia, il punto sull'antropologia che discutevamo precedentemente, è questa contraddizione alternativa tra profezia e utopia, tra realismo politico e utopia, che poi sarà anche una divisione tra maschio e femmina, che è interessante per comprendere come maschio e femmina sono legati a dio-storia e al demone politico. Ora, il punto di partenza, se al termine dello scritto per un nuovo dizionario politico si diceva che l'idea del futuro è in crisi, e tuttavia bisogna pensare a una nuova filosofia, una filosofia dell'avvenire, quindi un nuovo dizionario della politica che sia un nuovo strumentario concettuale per la politica, per imporre un nuovo soggetto che faccia effettivamente all'interno della storia, che adesso vedremo come viene declinata, e magari farò anche una domanda su questo punto, dall'89 all'89, in quel bicentenario della rivoluzione francese al crollo del muro, come effettivamente sia necessario ricambiare questo strumento concettuale per imporre un soggetto che sia nuovo all'interno di questo tutto storia. Perché la storia, come ce la presenta Tronti, se ho capito bene, dalla rivoluzione francese fino al crollo del muro di Berlino, è una storia che è segnata, che ha come cifra la storia economica, cioè il principio, il capitalismo. Cioè il capitalismo è diventato storia, è quello che muove la storia fino all'89, poi si dirà, magari adesso è crollato questo modello qui, se ne dovrà cercare un altro, potremmo dire è mutato in un nuovo tipo di capitalismo, un nuovo tipo di forza economica, e al contempo l'uomo che da questa storia emerge, diciamo l'antropologia che da questa storia emerge, in quell'immagine molto suggestiva di un'alienazione rovesciata, cioè di un uomo che antropologicamente viene riempito dei valori di questa storia capitalistica ed è profondamente homo economicus democraticus. Quel, diciamo, modello antropologico che il Partito Comunista avrebbe dovuto combattere riproponendo, se vogliamo, un'antropologia differente con la possibilità di imporre un nomos e quindi un'etica diversa. E quindi, cito più o meno testualmente a memoria, è come se l'equazione del capitalismo denaro merce denaro si sta introiettata dall'antropologia del nostro tempo, che abbia in interiore nomine questo uomo democraticus economicus, il denaro merce denaro, e quindi c'è ricercare un'antropologia che sia diversa e notare come il fallimento del comunismo sia stato quello di presupporre un'antropologia ottimistica piuttosto che mirare a produrne una alternativa. E quindi qui la mia prima domanda, però magari ci arriverei dopo, facendo un attimo un passaggio su Marx e Schmitt, che poi sono i due interlocutori di questo video, perché è evidente che in questo video si è entrati in un discorso che risente tantissimo della terminologia schmittiana, dell'amico del nemico, dell'autonomia del politico, che se prima nei periodi precedenti era ancora profondamente legato all'economia, e quindi c'era ancora un politico economico un politico economia era stato in un certo rapporto, adesso con questa differenza tra demone e storia, in un certo senso la storia che segue le leggi dell'economia si distacca o comunque segue il suo corso, e il politico che dovrebbe essere ciò che produce futuro secondo progetto, secondo utopia concreta, non l'utopia che si pone, potremmo dire, come idea sulla realtà venendo dal di fuori, ma come profezia, ovvero come quel sogno di una cosa, lei dice, no? Il sogno di una cosa non è utopia, il sogno di una cosa di cui parla Marx a rughe, non è utopia, ma è comprendere il sogno, qualcosa che comunque noi vediamo, seppur comprendere i segni del reale per poter cambiare, per poter generare il futuro. E quindi in questo quadro
lei parla di crisi del politico, parla di un grande Novecento in cui finisce con il 45, la seconda guerra mondiale, in cui si faceva politica in termini catecontici, o potremmo dire acceleranti, in senso controrivoluzionario, rivoluzionario, laddove c'erano il comunismo stalinista e il hitlerismo, e poi di un piccolo Novecento in cui potremmo dire la storia non viene più controllata dal politico, il politico non ha più gli strumenti per, dall'interno della storia stessa, opporsi a questa storia. L'assenza di quel partito, di quel movimento, per lì, non è che non c'è più la classe operaia, ma anche il movimento. E quindi Marx e Schmitt sono i due, se Marx è lo scopritore, se vogliamo, di questo dio storia nelle sue lode, nella sua logica progressiva, Schmitt è un po' il modello di quel decisionismo che è tipico della politica astorica e che la storia cerca di frenare o di modellare. Mi dilungo oltre, avrei tante cose da dire su due tipi di modernità, di stato di visione, però vado alle domande, perché questo modello è di un'antropologia che manca. Affinché si venga a produrre un tipo umano che sia la base di una possibilità di politica nuova, e quindi che si unisca in un gruppo che faccia politica dall'interno di questo tutto che è il tutto capitale, il tutto storia economica, io ho due domande. La prima riguarda appunto l'antropologia ed è così: ma se l'errore del comunismo è il problema della crisi politica odierna, il comunismo è stato quello di presupporre un'antropologia ideale positiva, laddove in realtà lei dice sarebbe stato meglio pensare l'uomo di Hobbes in democrazia piuttosto che l'uomo di Rousseau piuttosto che l'uomo di Rousseau, ecco. Quindi se l'errore del comunismo è stato questo, di presupporre questo qui, e c'è bisogno di un uomo nuovo che concretamente imponga un tipo di diritto correlato a un'etica profondamente nuova che possa opporsi contro l'etica che è l'etica del tempo che produce l'uomo economicus democraticus, perché non si parla mai in questa parte vorrei chiedere quale potrebbe essere una nuova pedagogia, un nuovo progetto pedagogico finalizzato alla produzione o quantomeno all'educazione di un uomo che faccia da contraltare all'uomo della modernità. E in questo le volevo chiedere, nel rapporto Marx-Schmitt, che lei dice essere complementari all'interno del panorama otto novecentesco, che ruolo ha Gramsci con il suo concetto di egemonia legato al discorso della pedagogia? Cioè, potrebbe l'egemonia gramsciana essere chiaramente ripensata, come ripensarla, quali sono gli interrogativi oggi in questo nuovo modello storico che si è aperto, un tipo di egemonia che produca un'antropologia nuova perché nuovamente educata e quindi produca una nuova etica, una nuova moralità. Quindi questo è il primo punto. Il secondo è, lei a un certo punto nel saggio, quello su Karl und Karl, dice vabbè, Schmitt è stato a lungo utilizzato nell'operaismo italiano, però rimanderemo a una riflessione successiva, a un saggio successivo, il modo, effettivamente l'esposizione di come si è stato assorbito, di come si è stato metabolizzato dall'operaismo. Ecco, ritornando al discorso del professor Cerrato prima, a noi ci interesserebbe comprendere come effettivamente sia stato utilizzato, metabolizzato, quali concetti, a parte lei, siano stati maggiormente importanti, ecco, per il movimento. E l'ultima è se, dopo aver fatto questa breve disamina della differenza tra capitale prima e capitale dopo, cioè una storia economica che va a coincidere esattamente con la storia della modernità, qual è il rapporto, cioè intanto cos'è per lei oggi il capitale, e cosa lo era in quell'epoca, cos'è oggi, e qual è il rapporto tra politico e economia nel categoria capitale adesso? Grazie. Adesso raccogliere tanto per gli interventi.
Ecco, buongiorno a tutti. Allora, io mi sono concentrato prevalentemente sulla prima parte dell'antologia, ma tento di fare una domanda che comunque mi sembra un punto che è al cuore in generale della sua prospettiva, che è appunto questa questione del punto di vista, in qualche modo, e quindi di un sapere operaio, innanzitutto, prospettico, di un sapere che sia situato, e questo è senza dubbio un aspetto molto originale della sua prospettiva, che diciamo che in piena continuità con, come lei stesso afferma, con la rivoluzione scientifica e epistemologica del Novecento. Ecco, la mia domanda è su due piani, diciamo, sul piano teorico e uno un pochino più storico o pratico, se vogliamo. Da un lato, ecco, la domanda più teorica riferita al fatto di come sia possibile pensare effettivamente una teoria, una teoria marxista che pensi anche un orizzonte rivoluzionario, a partire da una prassi che sia completamente situata dal punto di vista di un soggetto particolare, che quindi non pensi, come dire, una logica, se vogliamo, oggettiva del reale, che quindi, se mettiamola così, non articoli come primaria questo passaggio, se vogliamo, dalla parte alla totalità, al fatto che la parte politica sia proprio poi a un certo punto di una della società e quindi della totalità del corpo sociale. E questo lo proverei ad applicare un po' appunto in uno degli esempi che lei fa spesso nei suoi scritti, come per esempio la classe operaia americana, che effettivamente se da un lato ha giovato di un punto di vista che non era ossessionato dalla rivoluzione, che non era ossessionato dal fatto di diventare, di imporre una nuova società, se vogliamo, ma ha potuto, a partire da conquiste, se vogliamo, parziali nella sua propria ottica, ha potuto guadagnare forza, ha potuto ribaltare anche per un periodo i rapporti di forza di questo antagonismo con il capitale. Mi chiedo però se in qualche modo questo suo essere pienamente situato nelle sue lotte, questo suo guadagnare terreno per la parte politica non sia stato allo stesso tempo uno forse dei limiti che non ha consentito di pensare il passaggio successivo. Lei parla appunto di questo accontentarsi, se vogliamo, a un certo punto della classe operaia americana, che forse può essere anche, come dire, un esempio che può essere forse esteso anche ad altre situazioni. C'è questa, insomma, questa mancanza del passaggio logico verso effettivamente la totalizzazione del corpo sociale, verso un ribaltamento che sia effettivamente strutturale. Ecco, la mia domanda è un po' questa: è possibile pensare veramente a partire da un sapere e da una soggettività che si rivendica come strutturalmente parziale, e la cosa ha indubbiamente grandi vantaggi, è possibile pensare poi un ribaltamento effettivamente strutturale della società, e una nuova società effettivamente, un nuovo modo di impostare il rapporto sociale. Mi fermerei a questa domanda per ora e passo il microfono. Innanzitutto, appunto, buongiorno a tutti. Io mi sono concentrato in maniera, diciamo, particolare sugli scritti degli anni 70 e cerco di fare una domanda che, come dire, porti nell'attualità quel tipo di riflessioni che lì venivano fatte, appunto, che, come anticipava il professor Cerrato, riguardano l'autonomia del politico e quella fase della riflessione, aggrappandomi a una ipotesi che forse lei fa anche dal punto di vista, diciamo, argomentativo, quando, parlando del non lavoro, della sostituzione del lavoro operaio con la macchina,
lei a un certo, diciamo, a una certa altezza, dopo aver detto appunto che c'è un limite in questa possibilità di sostituzione e aver, diciamo, evidenziato questo limite, quasi appunto dal punto di vista argomentativo concede come se questa cosa si potesse fare, dice facciamo che questa cosa tecnicamente sia possibile, tuttavia il capitale, lancio una specie anche qui di profezia, per usare un termine che si usa dopo, cioè il capitale addirittura combatterà questo avanzamento tecnologico per mantenere in vita la classe operaia, che è indispensabile allo sviluppo stesso del capitale. Siccome appunto queste riflessioni risalgono agli anni 70 e lei vedeva già lucidamente una cosa che oggi forse questo tecnicamente possibile si avvicina o comunque si può vedere davanti a noi in maniera più nitida rispetto a quanto si poteva fare negli anni 70, il punto che io vorrei fosse chiarito è com'è possibile un'indispensabilità politica se viene meno l'indispensabilità economica, cioè la forza politica, la forza razionalizzatrice, che lei dice appunto la classe operaia è la parte razionale del capitale, razionalizza il capitale, com'è possibile che sia così indispensabile politicamente qualora, seguendo l'ipotesi che lei fa, cada il suo peso, sia possibile tecnicamente il cadere del suo peso economico, cioè è così autonoma, diciamo, la parte politica da poter resistere a questo? Quindi in una sostituzione è possibile comunque che esista classe operaia dal punto di vista politico, seppur dal punto di vista economico questa è stata sostituita? No, c'è una domanda. Un po' di risposta. Dunque sì, molte domande, tutte interessanti, non so se riusciamo a sbrogliarle tutte in una mattinata, anche perché ce ne saranno poi delle altre. Ma prima di tutto vorrei riprendere questa cosa che diceva il professore, della volontà vostra, questi seminari, di leggere la filosofia dentro la storia, insomma, o comunque implicare la filosofia nella storia. Questa è una caratteristica anche tradizionale del pensiero italiano, no? Cioè, al di là di questa cosa un po' vaga che si chiama Italian Theory, ma c'è una lunga tradizione, insomma, da Machiavelli a Vico fino allo stesso idealismo italiano e al marxismo italiano, di coniugare queste due cose, tanto è vero che insomma, poi c'è stata una lunga stagione di egemonia dello storicismo filosofico in Italia. È quella che noi incontrammo nella nostra prima formazione, fine anni 50, e nei confronti della quale abbiamo, insomma, io almeno ho impiegato molto tempo in una strategia di liberazione da questa tradizione storicistica, ma senza rinunciare invece al rapporto che continua ad esserci ed è molto visibile anche in tutto il percorso che è stato qui, insomma, correttamente richiamato, di come il pensiero, insomma, si cimenta dentro
la condizione storica, no? Io ho avvertito più volte che una caratteristica del mio atteggiamento di pensiero non è stato, come accade spesso, insomma, in una tradizione accademica, una resa dei conti, insomma, con la precedente coscienza filosofica, no? Cioè, la mia resa dei conti non è mai con i libri direttamente, ma è proprio con la storia. E in due sensi, una storia lunga, ci sono molti riferimenti nel corso del libro alla lunga durata, no? Un richiamo continuo, guardate che la storia è una cosa lunga, una storia complessa, bisogna possederla tutta intera, e poi però anche con una resa dei conti con la contingenza, che è un'altra caratteristica proprio del pensiero politico italiano. C'è molto Machiavelli, no, nella mia idea di politica, e c'è tutta quella tradizione che da Machiavelli parte e poi va, poi magari ne riparleremo nel corso delle risposte. Quindi un pensiero che fa un corpo a corpo con la storia, insomma, con il presente e con il passato. Per anticipare una cosa che poi dirò più meno con il futuro. Perché? Insomma, anticipo questo, perché meno con il futuro? Perché sono stato molto, insomma, scottato da un'ideologia che è stata anche del movimento operaio, che io comprendo bene, che ho compreso bene, perché era anche un elemento di mobilitazione, no? Non era un'idea astratta. Il sol dell'avvenire, insomma, era una cosa che brillava negli occhi dei proletari e di tutto il mondo. Poi il sol dell'avvenire era stato anche poi certificato come realizzato in un determinato paese, in una determinata esperienza, no? Ecco, questa cosa qui non so se ha provocato qualche blocco nello sviluppo del movimento operaio, no? Ma certo c'è sempre qualche cosa che è oggettivamente complicato nel fatto di dover mobilitare le masse, come si diceva una volta, intorno a idee forza, no? E naturalmente l'idea di superamento del capitalismo, l'idea del capitalismo, probabilmente il socialismo, dopo il socialismo addirittura il comunismo, eccetera, era evidentemente un grande momento di richiamo all'appartenenza a un mondo, a no? una parte che ha funzionato per molto tempo, che poi però ha dovuto fare i conti con fallimento nella realizzazione di questo futuro, no? E quindi la preferenza è stata quella di muoversi proprio tra presente e passato, no? Perché ce n'era già abbastanza per il pensiero, no? Più che cimentarti del resto, insomma, c'era anche quella frase di Marx che viene spesso richiamata, no? Io non ho ricette per la cucina dell'avvenire, diceva. È appunto quella idea di un pensiero forte, però anti-utopico, perché a volte il pensiero forte ha bisogno di utopia, no? Proprio per
lanciare la sfida al presente per cercare di superarlo. E però ecco il problema di un pensiero forte che non sia utopico è una traccia che si può seguire un po' in tutte le fasi che sono state, appunto, ripeto, correttamente richiamate, anche dentro l'operaismo. Nell'operaismo, come sapete, è la cosa che è la fase, diciamo così, che è quella che più conta, insomma, nella mia biografia, diciamo, esterna, oggettiva, no? Nel senso che le definizioni sono sempre quello, no? Il fondatore dell'operaismo, eccetera, eccetera. Io ho detto sempre che, guardate, che quella è stata un'esperienza molto breve, anche se molto intensa, di pochissimi anni, che va dal 62 al 66, e quando esce Operaia Capitale, e Operaia Capitale ha cominciato la sua vita nell'Europa e nel mondo, che ancora consiste. Quando ho licenziato Operaia Capitale, io ero già fuori dell'operaismo. Quindi molto presto, perché le esperienze, quando sono veramente forti e intense, durano poco, no? Se si sfilacciano nella lunghezza degli anni, si perdono, perdono di tensione. Quel periodo è stato un periodo di grande tensione, e anche teorica di pensiero, ma è molto legata però anche a una applicazione pratica, no? Di operaismo, era queste due cose, insomma, era, sì, analisi del capitale, no, analisi della classe operaia, però anche intervento nelle lotte della classe operaia, quindi erano queste due cose. Quando sono momenti magici, quelli in cui il pensiero ha l'occasione di praticarsi, no? Accade raramente, e devo dire che poi non mi è capitato più, e anche se è rimasta, insomma, l'idea che questo pensiero deve cimentarsi con le cose che avvengono, con la storia, con la politica, eccetera, come dire, è calata un po' la tensione teorica, no? Cioè, se voi leggete il testo di Operaia Capitale, poi gli altri, vedete che c'è come una, insomma, il resto del pensiero non ha mantenuto quella tensione, io ne sono consapevole, ma non ha mantenuto quella tensione perché non era possibile mantenerla, perché non c'era più la condizione della praticabilità del pensiero, della sua scesa in campo per cambiare le cose. Ora è vero che dentro l'operaismo non è che ci fosse questa grande occasione di cambiamento, però avevamo in mente questa cosa, no? Cioè che fosse arrivato il momento, l'operaismo che cos'è? È il tentativo di recuperare quello che era apparso dopo il 17, non solo in Russia ma anche in Europa, a partire dalla Germania, in parte anche in Italia con le lotte del 19, di recuperare quella cosa che sembrava finita per sempre, cioè la rivoluzione in Occidente. Aver scoperto il soggetto classe operaia in antagonismo al capitale sembrava che fosse, appunto, il ritorno in grande della possibilità della rivoluzione in Occidente, no? Questo è un tema che spiega allora quella tensione teorica, perché se la metti così,
pensiero è sempre qualche cosa che muove da una soggettività che si sente capace di cambiare le cose, no? Almeno questo tipo di pensiero. Poi naturalmente, giustamente è stato detto, dopo, già dagli anni 70, quella possibilità pratica non esisteva più. E non a caso è esistita in gruppi, no, cosiddetti extraparlamentari, che si richiamavano all'operaismo come sapete, no, potere operaio, lotta continua, poi l'autonomia, eccetera. Qual è la differenza? È che loro continuavano a pensare che quella tensione teorico-pratica fosse ancora presente, e io avevo verificato che quella tensione pratica non era più presente, no? Che quindi bisognasse, come dire, fare un passo in lato, no? Prendere la famosa linea curva invece che la linea retta, no? Per arrivare allo stesso punto, no? Secondo una bellissima espressione di Babel che c'era già in Classe Operaia, no? E quella cambiare appunto prospettiva è quel passaggio all'autonomia del politico, che è sembrato una negazione della fase operaista, ma adesso ci sono ragazzi che continuano a fare tesi sull'operaismo, e questa cosa sta passando. Ho letto alcune di queste tesi che dimostrano, alcune riescono a dimostrare che l'autonomia del politico era già presente nell'operaismo, soprattutto nel mio operaismo, in Operaio e Capitale, no? Cioè, le tracce di questa era. E cioè, qual è la traccia che permane? Ma è quello che è stato chiamato, insomma, io ho detto, a un certo punto io mi sono iscritto alla scuola del realismo politico, e questo, insomma, è accaduto proprio perché l'esperienza operaista mi è servita, le esperienze devono servire per, insomma, a volte mi dico, se non riusciamo a cambiare il mondo, almeno cambiamo noi stessi, no? E le esperienze servono per cambiare se stessi, cioè per acquisire nuove postazioni, insomma, senza abbandonare poi il principio, che è il principio che poi è quel punto di vista parziale, no? Che è veramente la linea che collega tutte le fasi di questo, l'acquisizione di un punto di vista di parte, che è la conquista dell'operaismo e che è rimasta anche dopo l'operaismo, che era un punto di vista di parte operaia, che è rimasta anche quando si toglie, come oggi è necessario togliere quell'aggettivo operaia, no? Perché non c'è più un punto di vista operaio, però rimane un punto di vista. Un punto di vista è perché? Ma per una cosa semplicissima, perché noi viviamo in una società divisa, no? Questo l'abbiamo imparato da Marx, nella prima lezione che ci ha dato Marx. Il capitalismo è una società che divide, insomma, no? che separa, che... Il capitalismo è un grande sistema della differenza, no? E ogni tentativo di concepirlo come una totalità in sé chiusa
è un'ideologia della parte avversa, è un'ideologia di parte borghese, no? Cioè, perché la prima cosa che deve fare un pensatore di parte è la critica dei sacri principi universali, no? Cioè, un pensatore di parte dentro una società capitalistica non può accettare liberté, égalité, fraternité, perché sono delle idee che riguardano tutti quanti, e non possono esserci idee che riguardano tutti quanti, perché in una società divisa ci sono delle idee che riguardano una parte e idee che riguardano un'altra parte, e il problema è di far confliggere queste cose. E allora il problema è sempre di trovare come far confliggere queste cose, e quando non c'è più appunto quel soggetto operaio maestoso, insomma, che era in grado, bisogna non abbandonare il punto di vista di parte, ma trovare altre forme, no, di antagonismo tra queste due parti. E tutto il resto che voi leggete dopo l'operaismo e poi tutte le altre fasi seguono questa linea: trovare altri modi di presenza soggettiva antagonistica tra due principi opposti. È una dialettica che abbiamo chiamato una dialettica senza sintesi, no? Cioè del positivo e del negativo. Del positivo e negativo senza, insomma, la sintesi hegeliana. Tra il positivo e il negativo, il positivo non è la mia parte, ma è la parte opposta. No, io sono il negativo, cioè la parte che, appunto, quello che dice no nel Mefistofele del Faust di Goethe. No, io sono colui che dice no, no, no. E il demone della politica è esattamente questo. Il demone è un richiamo weberiano, no? Cioè, come sapete, però è anche qualche cosa di più, è proprio questo, insomma. E qui c'è un grosso problema filosofico, diciamo così, no? Come stare dalla parte del negativo senza cadere nel nichilismo. So che avete avuto anche un dialogo con Severino, mi pare, no? Cioè, per lì, insomma, siamo lì nel cuore del problema. No, è una negazione senza nichilismo, no? Che ci riporta all'idea che, appunto, poi questa parte non può essere soltanto una parte distruttiva delle cose, no? Ma deve avere in sé, insomma, una sua idea di costruzione oltre questa forma sociale, no? E qui nasce il problema di come si sviluppa questa costruzione positiva. Si costruisce con anticipando una forma sociale alternativa a questo, e dire questo è quello che a cui dobbiamo arrivare, questa è la società socialista che è fatta in questo modo, poi la società a ciascuno secondo il suo lavoro, poi arriveremo al comunismo a ciascuno secondo i suoi bisogni e così via. Sono, insomma, soluzioni, diciamo così, un po' semplificate, ripeto, che hanno avuto la loro funzione storica, no? Ma che oggi, insomma, non convincono più. Qui c'è quel tema che avete giustamente sollevato, no? Cioè il buco antropologico. Qual è, insomma, il limite
parlare dei limiti di Marx, insomma, non me la sentirei nemmeno, insomma, cioè è qualcosa che manca in Marx, e poi tanto più è mancata nel marxismo, è un'idea dell'uomo, no? E qui io non è che, vedi, non è che predico un'antropologia negativa, no, dico che l'antropologia negativa ci fa capire meglio la condizione umana che ci troviamo di fronte, cioè la forma uomo che abbiamo di fronte. E tra, dicevamo, il realismo politico, ma il realismo politico va appunto da Machiavelli a Hobbes, i miei autori, no? A Hobbes, grande 600, fino al 900, sono Weber e Schmitt. Questo filone mi dà una analisi della forma uomo nel mondo moderno che secondo me è quella vera, è quella reale, mentre l'antropologia ottimistica buca in una, dentro un apparato che è tutto ideologico, perché non corrisponde, cioè non è vero che l'uomo nasce libero e poi la società lo opprime, no? Secondo la forma rousseauiana. Qui saltiamo, insomma, alle ultime fasi, insomma, il maneggio mio della teologia politica, ma io penso che è molto più vicina alla secolarizzazione di quel percorso teologico che vede all'inizio, insomma, la caduta e poi un lungo processo di redenzione dalla caduta che va avanti nei secoli, nei millenni, e così via. Però tu hai a che fare appunto con quel negativo che è tipico della forma uomo in generale, ma è una forma uomo che è stata tanto più poi formalmente realizzata nella modernità, quando, secondo una idea, quando il capitalismo ha occupato il moderno, no? Quella è una cosa a cui tengo molto, che in genere viene poco rilevata, viene poco rilevata perché c'è un libro recente mio, non l'ho letto, e in cui tutto questo è detto forse troppo metaforicamente, troppo astrattamente, eccetera, però è detto, è dello spirito libero. Oggi è possibile una lettura in cui mi riconosco totalmente, che ha fatto Fabio Milano e che è su questo sesto volume di L'altro Novecento, no? Ecco, lì c'è una lettura in cui mi riconosco, perché è quella corretta, è quella giusta, ma cioè questo fatto che nella modernità capitalistica la forma borghese
dell'essere umano si è impiantata totalmente, in modo totalizzante. E prima all'esterno, no? Con il modello, insomma, della buona vita borghese rispetto, insomma, alla cattiva e brutta vita proletaria. Poi ha una forma di interiorizzazione di questa forma borghese umana che è arrivata quasi al culmine, no? Cioè, consciamente o inconsciamente c'è in tutti una mentalità borghese, insomma. Anche in chi dice di opporsi a questa forma sociale, no? Cioè, c'è una mentalità borghese che si è interiorizzata a livello di popolo. Io parlo appunto del borghese massa, no? Perché insomma non ho parlato dell'operaio massa, eccetera, ma il borghese massa è lì davanti a noi come la forma uomo, che noi dobbiamo coglierla così com'è, se vogliamo tentare di cambiare, con una pedagogia è una parola che non mi piace, non farei nessuna pedagogia, anche perché qui le esperienze anche storiche contano, no? Durante la costruzione del socialismo in Unione Sovietica è stata attuata una grande pedagogia, no? Nelle università c'era la materia del marxismo-leninismo, no? Cioè, si faceva l'esame di marxismo-leninismo, l'uomo nuovo, no? L'uomo nuovo, insomma, non era quella la via, no? Il problema non è di una pedagogia, il problema è di costruire nella lotta contro questa figura del borghese massa, il punto è sempre di costruire il luogo del conflitto, perché dentro il conflitto può emergere, insomma, un'altra figura dell'uomo. È la lotta l'elemento pedagogico fondamentale, no? Non è il discorso, insomma, dall'alto, ma è nella lotta. Quando vuoi dire, ma che cosa di Schmitt? Ma la cosa che di Schmitt, sono tante cose diverse, è l'amico nemico, sì. Cioè, questo, quando io ho trovato questa formula dell'amico nemico, mi sono accorto che scrivendo Operaio e Capitale, facendo l'esperienza operaista, senza conoscere questo criterio schmittiano del politico, l'avevo teorizzato e anzi praticato nella cosa. Quindi è stato spontaneo per me arrivare ad acquisire questa cosa. Poi non è un caso che oggi dire amico nemico, ma sembra una bestemmia, no? No, non c'è il nemico, c'è l'avversario. C'è l'avversario. Perché cioè questa idea del nemico, che è la stessa idea del negativo, cioè. Posso chiedere una cosa per specificare questo punto? Posso chiederle proprio una cosa su questo punto? Ma proprio dal punto di vista, per quando Schmitt parla di partigiano, quindi per il partigiano c'è già stesso, c'è già stesso il nome parsi da parte, e quindi c'è già stesso quel negativo che è all'interno di questo tutto, che è la storia, come abbiamo detto noi, che ha introiettato il capitalismo come valore, confligge
imponendo, potremmo dire, un nuovo nomos, poi lo chiamerebbe. Ma questo nomos, cioè, perché vi parlavo di pedagogia? Magari mi aiuterebbe, potremmo trovare un termine diverso, una modalità diversa. Questo nomos deve essere preparato in qualche modo. Cioè, la lotta emerge perché c'è un confliggere di nomos, c'è un confliggere di proposte etiche. Se non c'è la proposta etica, se non c'è il modello, come imponi il negativo? No, il passaggio dalla parzialità alla totalità è un passaggio che secondo me è implicito nella parzialità. Cioè, se la limitiamo una cosa al terreno del conoscere, no? Io posso leggere oggi correttamente, quindi realisticamente, il tutto soltanto se parto dalla mia parzialità, perché se parto dalla totalità, dal tutto, non capisco, perché mi viene fuori qualche cosa che non esiste, mi viene fuori un'immagine, insomma, anche dell'uomo, in questo caso, visto che stiamo parlando di antropologia, che non esiste. Cioè, la parzialità serve per conoscere la totalità, serve per combattere la totalità, serve poi naturalmente per costruire su questa parzialità, su questo uomo di parte, una figura buona, di uomo nuovo, insomma, no? Cioè, l'uomo nuovo è il sostituto dell'uomo economicus, democraticus, no? Cioè, che l'uomo economicus democraticus è la formula che unifica, no? L'economia politica con l'ideologia moderna, perché l'economia politica è una cosa, la democrazia in quanto ideologia è un'altra cosa. Quando si sono unificate queste due cose, insomma, si è chiusa ogni prospettiva di trasformazione, non di cambiamento, ma di trasformazione. Perché bisogna parlare sempre di trasformazione, di mutamento delle forme, no? Ecco, la figura nuova è questo senso di parzialità e che si esprime appunto nelle motivazioni, ma non solo nelle motivazioni, ma anche nelle forme organizzative del conflitto e della lotta, no? Se si riuscisse, insomma, cioè, se quella idea di negativo, quell'idea di, cioè, come il positivo è l'altro, così l'amico è l'altro, mentre io sono il negativo e quindi il nemico. E se si riuscisse a costruire, ma concretamente, cioè nella politica attiva, un orizzonte, insomma, che pratica questo tipo di conflitto, io penso che queste questioni non hanno una soluzione tutta e solo teorica, no? Tanto è vero che io, a parte queste fasi che il libro racconta, però bisogna metterle anche insieme alle pratiche che dentro queste fasi si realizzavano, no? Cioè, che per me è sempre la cosa essenziale.
per cui ho detto io non sono un filosofo politico, no, no, io sono un politico che vuole pensare. Tra qualche giorno uscirà un volumetto, un libretto Totus Politicus, no? Che interviene sulle cose di oggi, su quello che sta accadendo nella sinistra, su quello che è accaduto di tragico nella sinistra italiana, ma non solo. Io raccomando sempre di prendere questo libretto adesso quando uscirà e leggerlo insieme a questo volumone. Leggerlo insieme perché quello non è un'altra cosa, è la stessa cosa. Cioè io non riesco a separare insomma i due piani. L'uno rimanda all'altro e per cui quell'intento insomma pseudopedagogico si realizza lì. Io dico lì, chi pensa alla politica deve anche farla. Ci sono troppi pensatori politici che non fanno politica, ma d'altra parte chi fa politica deve anche pensarla, è ancora difficile le condizioni attuali, però il punto è tutto lì, insomma, cioè l'avvenire non si può predeterminare, si costruisce dentro appunto questo conflitto di parte che che oggi è molto più difficile di ieri, è molto più difficile perché cioè quello contro cui si combatte è molto meno visibile, no? Quello dalla cui parte si combatte è molto insomma debole, impreciso, imperfetto, per quelle condizioni che tu dicevi del capitale, cioè il capitale. Il grande problema di oggi è che fare del capitalismo, no? E questo è il che vuol dire che bisognerebbe rilanciare quello che in parte alcuni stanno facendo, no? Cioè un'analisi del capitalismo contemporaneo che ha avuto questa grande trasformazione, no? Cioè in tutto il libro lì, che questo librone di cui ringrazio sempre i curatori che hanno fatto questo grande lavoro di raccolta, ma lì si seguono le fasi di trasformazione di questa forma capitalistica, no? E i passaggi sono lì, sono tra gli anni 70 e 80. Io ho una tesi, insomma, che sono di quelle che io le dico, ma non ho nessuna speranza di convincere qualcuno della sua verità, ma dico che il grande fatto storico che ci siamo trovati di fronte alla fine del capitalismo industriale, cioè quel passaggio da
capitalismo a centralità dell'industria, un capitalismo a centralità della finanza. Poi c'erano stati vari tentativi, no? Cioè, il capitalismo finanziario ha fatto sempre un po' capolino dentro il capitalismo industriale, no? Davvero, che già se ne parlava con l'impero degli anni primi del Novecento. Poi adesso è esploso con una sua egemonia, no? Totale. E beh, questo è molto più difficile da combattere. La mia tesi è che il capitalismo, nel suo passaggio dalla centralità dell'industria alla centralità della finanza, non lo ha fatto solo per motivi economici, ma lo ha fatto per un motivo politico. Perché quella minaccia che c'era dentro il capitalismo industriale, che era appunto la classe operaia, come soggetto, insomma, potenzialmente rivoluzionario, si poteva eliminare solo in un modo, cioè eliminando la centralità dell'industria. E così è accaduto, no? Sono finite le grandi concentrazioni industriali, insomma, no? L'industria c'è, almeno in questa parte di mondo, poi c'è una parte di mondo che sta venendo fuori a Oriente, in Cina, che insomma fa un'altra storia lì, insomma, no, c'è ancora tutto questo in ballo, eccetera. Ma lì il problema è che quel passaggio di trasformazione capitalistica è riuscito. La classe operaia è stata emarginata e quindi adesso il capitalismo vive sonni tranquilli, molto più di quanto non fosse durante il capitalismo industriale. C'ha le sue crisi, insomma, no? Però sono crisi che poi si risolvono con vari strumenti che sono stati appresi dall'esperienza. Cioè, sembrava il 2008 che fosse la ripresa della crisi del 29, ma la crisi del 29 aveva fatto in modo che si capissero quali erano i modi per superare altre eventuali crisi, e sono stati applicati dal punto di vista delle grandi organizzazioni finanziarie, soprattutto economico-finanziarie, così sono riuscite. Quindi concludo questa prima parte così. Noi oggi abbiamo un pensiero di parte che non è in grado di riconoscere e di far riconoscere la parte. Insomma, ma questo è il punto strategico a cui bisogna mettersi. Ricostruire questa parte è compito del nostro, delle nuove generazioni, insomma, no? Il pensiero può soltanto anticipare questa, non abbandonare mai il punto di vista di parte, però uscire da questa tragica condizione di un pensiero di parte senza parte, che però appunto ha in mente di ricostruire questa parzialità. È un problema di nuovo teorico-politico, non solo teorico ma anche politico, non solo teorico ma anche pratico. E bisogna sempre allora maneggiare queste due chiavi, no? Cioè, è un equilibrismo, insomma, molto, vi assicuro, molto complicato, poco compreso, ma funziona. Ecco, vedremo. Non so se ci sono altre. Ci sono altri interventi, altre domande? Raccogliamo altri 2-3. Va bene, vai con 2-3. E poi c'è una domanda, si può cominciare a 20 minuti? Ah, venite qua.
qua io. Buongiorno. Io mi sono dedicato fondamentalmente alla quarta parte della raccolta, vale a dire la politica e il destino, lo spirito che disordina il mondo, la critica alla democrazia politica. Ecco, la domanda che mi proponevo di farle riguardava soprattutto questo diciamo scenario che lei ha delineato, che si potrebbe definire tragico per la politica. Poco fa stavamo parlando della parte, abbiamo una parte che tuttavia non è consapevole del proprio destino, pur senza estetismo, come dice lei. Questo è in politica e destino. E la mia curiosità riguardava una frase che ho trovato poco dopo su questo punto, vale a dire un riferimento al grande stile di Nietzsche. Il grande stile nella filosofia di Nietzsche è particolarmente interessante, come del resto lo è stato poi per altri pensatori che sono venuti dopo Nietzsche, come ad esempio Ernst Jünger con il suo Der Arbeiter, il quale parla fondamentalmente del grande stile picciano, reinterpretandolo in un'ottica all'interno della quale matura il proprio concetto di forma, e sostiene che l'operaio è uno stile di vita che è una forma, e attraverso esso lui plasma la realtà circostante. E effettivamente anche Nietzsche è di base dello stesso parere, cioè sarebbe stato comunque dello stesso parere nella misura in cui Jünger parla di dominio, parla di come parla anche di volontà di potenza, che è una tematica che è affiliata a quella di Nietzsche, cioè questa volontà di potenza intesa come volontà di plasmare il mondo. E non è trascurabile che comunque la componente dello stile in Nietzsche abbia una grossa portata antropologica. La mia domanda riguardava proprio questo punto, cioè come lo contestualizziamo il grande stile nietzscheano all'interno del quadro politico. Poco fa stavamo parlando, abbiamo espresso una suggestione relativa al problema dell'educazione. Se non proprio come educazione, possiamo provare a intendere questa valenza antropologica del grande stile nietzscheano in un'ottica di miglioramento in un'epoca appunto tragica, uno scenario politico tragico come il nostro? Volevo chiudere con un'ulteriore curiosità riguardante gli scritti, la politica, lo spirito che disordina il mondo e la critica della democrazia politica, dove si parla di pratica di dominio e di liberazione, le quali sono intese come facce della stessa medaglia. Volevo chiedere quanto di queste riflessioni che si sono svolte nel 2005 siano rimaste oggi. Che cosa è cambiato oggi che abbiamo avuto nel 2015, ad esempio il crollo, il trionfo dei mercati finanziari, basti pensare alla crisi della Grecia. Questo è quanto. Si può avvicinare, anche in piedi, non è un problema. Io innanzitutto mi devo scusare perché qui siamo alla facoltà di filosofia mentre io sono laureato in economia. Benvenga. Sì. No, ma la domanda che volevo fare io era un pochino più pratica, cioè lei ha parlato, due domande devo fare. La prima era, ha parlato della necessità di un pensiero forte ma non utopico, un pensiero forte e non utopico, non rischia di diventare un pensiero conservatore? E poi l'altra domanda, appunto, riprendendo la terza domanda di prima, cioè con le innovazioni tecnologiche e i vari macchinari, c'è ancora questa necessità di ragionare in maniera parziale, dato che i macchinari ora fanno tutto il lavoro, e c'è ancora tutta questa necessità di parzialità del ragionamento per da scagliare contro la totalità della realtà? Sei di casa, non ti fai problemi, non ti formalizzare. Dunque cercherò di riassumere un po' le cose che mi sono venute in mente. Premetto che non ho letto il testo, la sua
parlo un po', diciamo, da ignorante, ma ci sono alcune cose che mi hanno incuriosito. Intanto questo rapporto, diciamo, tra antropologia e parzialità e politico, cioè, diciamo, il portato di Rousseau nella storia della, diciamo, dell'emancipazione delle masse, e se forse, diciamo, è possibile cercare di l'antropologia negativa di cui si è negativa nel senso conflittuale di cui si è nutrita la teorizzazione del capitalismo, contrapposta, diciamo, una visione irenica della natura umana, evidentemente una contrapposizione astratta in qualche modo. Si potrebbe dire che la natura umana intesa come intesa russolianamente, quindi non agonistica e non conflittuale, sia il risultato, diciamo, e non la premessa, cioè in qualche modo Rousseau avrebbe capovolto il rapporto tra costruzione della soggettività e realtà, cioè avrebbe presupposto una natura umana che invece era da produrre. Perché in questo senso volevo domandarle qual è il rapporto tra parzialità del soggetto agente, della classe, del partito. Mi verrebbe da dire che il termine partito in qualche modo comprende questo doppio rapporto tra parzialità e totalità, e diciamo l'occasione di costruire una natura umana alternativa senza darla per presupposta, cioè senza, diciamo, riprodurre quel rapporto tra teoria e prassi, che secondo me è uno dei problemi che il marxismo cerca di disarticolare. Cioè, tradizionalmente si concepisce il rapporto tra teoria e prassi come la progettazione di uno stato di cose o di un'idea a cui adeguare la realtà. E in qualche modo il marxismo cerca di disarticolare proprio questo rapporto. E quindi volevo chiederle meglio, insomma, qual era il rapporto tra particolarità di chi analizza e comprende il presente e la totalità. Perché quando lei fa riferimento alla particolarità e alla parte, mi viene da dire che uno dei problemi odierni, anche della prassi politica, è proprio l'incapacità di avere un rapporto con la totalità. Per esempio, secondo me, una questione che è stata per molto tempo, rimossa, è il rapporto che c'è tra costruzione di soggettività e le istituzioni che costruiscono queste soggettività. Cioè la frammentazione, per esempio, del mondo del lavoro non è una frammentazione, si direbbe in termini narcisisti, strutturale, cioè ci sono degli interessi comuni, ma si muove all'interno di un ambito istituzionale che frammenta e contrappone gli individui, riproducendo, diciamo, quella logica, quegli spiriti animali di cui si nutre il capitale. Spero di essere stato chiaro, non volevo parlare troppo a lungo, e la ringrazio in anticipo. Grazie. L'ultima parola. Certo. Sì, anche io volevo porre una questione rispetto al tema dell'antiuniversalismo che è emerso e della critica della modernità. Ed è questo, nel senso che è molto chiaro come il conflitto sia il luogo nel quale la parte acquista coscienza, disvela a se stessa la propria funzione storica. Ma riflettendo sul Novecento, non possiamo anche dire, però, forse, interrogando il problema del perché questa mentalità borghese è stata così ed è così oggi pervasiva, no? Quello che diceva prima. Allora, interrogando il Novecento, non possiamo però forse anche dire che il conflitto è stato anche il luogo nel quale la parte non solo ha distinto se stessa, ma ha in qualche modo anche ereditato questo tema della mentalità borghese. Cioè, nel momento in cui il conflitto è diventato lotta per il potere, questo non ha poi determinato l'assunzione di una serie di abiti, diciamo, di valori, di anche di pratiche che erano invece propri prodotti da quella parte borghese contro la quale si voleva andare
a confliggere. Cioè, non c'è un elemento tragico nel conflitto per il quale è il luogo nel quale noi, nel quale diciamo l'identità operaia, proletaria, trova se stessa, però è anche il luogo nel quale trova l'altro da sé, e questo incontro forse è anche in qualche modo l'assunzione di alcuni modi di pensare, modi di essere dell'altro da sé. Ecco, mi chiede, quando parlava mi era venuto in mente questo tema. Io ho una curiosità in realtà, senza, col microfono. Ma si è parlato tanto di negativo, è una cosa che a me ha sorpreso tanto il fatto che in tutta l'antologia non compaia il nome di Adorno. È stranissimo. Con la scuola di Francoforte l'unico confronto è tardo con Benjamin, parliamo degli ultimissimi anni. E quindi mi chiedevo come mai non c'è stato questo incontro. Con Adorno. Adorno. Eppur non mancano riferimenti alla musica nel volume. Quindi innanzitutto questa è una curiosità, al che mi fa anche pensare che forse il negativo nel pensiero di Mario Tronti, più che un carattere antropologico, diventa un prisma con cui diventa poi il prisma del conflitto. In fondo è un pensiero affermativo, mi verrebbe da dire. Ho questa impressione, in particolare dalla discussione di oggi. Quindi queste due impressioni. Che il negativo sia effettivamente solo, la sia solo nell'istanza del conflitto, solo in quanto si hanno le due parti, ma di per sé non c'è un fondamento negativo, ma solo affermativo. Ho questa impressione. Si afferma comunque la parte nei confronti dell'altra. E forse si ricollega con la tragicità di cui parlava il professore poc'anzi. Grazie mille. Prima di affrontare questi temi, sì, avevo dimenticato quella parte lì della questa trasformazione del capitalismo oggi, in questa trasformazione ha avuto una grande parte, io credo, questa accelerazione che stiamo vivendo, che non da oggi, da alcuni anni, da questo decennio ultimo, l'accelerazione della rivoluzione tecnologica, non che fosse imprevista, perché si poteva benissimo prevedere, però in queste forme è stata veramente una delle grandi novità, insomma, di fronte a cui il movimento operaio si è trovato del tutto impreparato, perché c'era sì tutto il discorso marxiano, e poi insomma nell'operaismo l'avevamo visto, soprattutto attraverso quella grande persona che fu Panzieri, del macchinismo nei confronti dell'operaio, eccetera. Però adesso c'è stato qualcosa di più, c'è qualcosa di più, c'è questa lotta mortale tra il reale e il virtuale, no? Cioè questa, a me non fa tanto impressione l'accelerazione innovazione tecnologica, quanto il fatto che questa innovazione tecnologica assuma forme sempre meno materiali, no? Sempre più virtuali. Questo mette molto in difficoltà quella parte di cui dicevamo, che è una parte umana, è una parte materiale, come dire, insomma, quella parte
che era l'operaio, adesso è popolo, è popolo perduto, disorientato, proprio perché questa virtualità della vita non corrisponde alla naturalità delle forme di vita della persona normale. No? Io credo che ci sia un grande problema anche qui antropologico, cioè credo che gli esseri umani non sono in grado di seguire questa accelerazione tecnologico-virtuale. Rischiano di perdersi. In questo senso mi schiererei tra gli apocalittici, diciamo così, no? Cioè, vedo insomma, quello che vedo intorno a me è qualche cosa che non riesco a capire come si può contenere, insomma, no? E di fronte a cui le categorie teologico-politiche che maneggiamo, il catecon, trattenere, eccetera, insomma, penso che la politica dovrebbe avere anche questa questione. Una delle cose che ha portato la sinistra di oggi allo sbaraglio è proprio di aver assunto questa innovazione tecnologica, del resto in coerenza con la sua idea di progresso, no, dell'umanità sempre verso il meglio, di aver assunto questa innovazione tecnologica come un'opportunità, no, di cambiamento delle cose. Fatale errore. Si trattava proprio di trattenere, perché trattenendolo riesci a coltivare meglio le qualità umane che possono reagire di fronte a questa cosa, lasciandola è una corsa selvaggia che va tutta in direzione contraria al processo di trasformazione, no? Quindi questa è la mia idea, però insomma, guardate, c'è una categoria che va messa sotto il banco degli imputati, è la categoria di progresso. Cioè, questa sinistra che si chiama progressista è una sinistra suicida, no? Perché il progresso è tutto nelle mani di chi comanda, non è nelle mani di chi è comandato. Quindi assumere quella posizione lì vuol dire proprio deporre le armi, fate voi. Ma però questa è anche una cifra della storia come capitalismo, perché il capitalismo ha in sé come cifra quella di progredire, quindi anche lì ritorniamo al discorso di aver introiettato un valore che è profondamente economico-democratico. Sì, però appunto anche lo sviluppo capitalistico, insomma, l'operaismo per esempio pensava che man mano che avanzava lo sviluppo capitalistico avanzava anche la coscienza di classe operaia, no? Mentita dalle cose. I post-operaisti continuano ancora in questa, se voi leggete i libri di Tony Negri, il mio grande amico, lui è ancora su questa posizione, infatti, no? Cioè, queste moltitudini sono pronte ad assumere, no, questa via verso il progresso, perché finalmente poi andranno a finire. Paradossalmente proprio quel radicalismo di sinistra è molto più vicino a una mentalità borghese di quanto insomma non sia poi a quell'altra cosa riformista. Brevemente su alcune, ma io devo molto a Nietzsche, devo molto, è una cosa, l'ho scoperto da ragazzo, non l'ho più abbandonato, insomma, è un pensiero che mi corrisponde. Io nella mia tradizione marxista e nella mia appartenenza comunista, questa era proprio una delle
le cose più eretiche che si potessero pensare e vivere, no? Nietzsche è ancora considerato lì una... E tutta la, la lettura dell'irrazionalismo che era stata fatta dal vecchio Lukács è stata una cosa più devastante. Non aveva capito proprio nulla. E pensare che il giovane Lukács è stato uno dei miei autori, insomma, ancora lo frequento, però strane queste, questi passaggi dal, del, del pensiero. Anche lì c'è qualcosa, il grande stile, io cerco nella mia pochezza di praticarlo, no? Se poi, se fate caso al mio modo, alla mia lingua, al linguaggio che uso, no? Le curo molto la scrittura, perché penso che la forma sia fondamentale. Odio questi personaggi che parlano di, siccome parlano di politica, si sentono obbligati a scrivere male, no? E anche a parlare male. Non so che cosa farei. Parlare di politica vuol dire, insomma, salire di livello, no? Cioè, perché acquisire coscienza umana, cioè. Ma questo vuol dire aver frequentato la grande letteratura, vuol dire aver frequentato la grande esperienza artistica. E il Novecento in questo ci ha dato dei tesori enormi. Io sono grato alla provvidenza di essere nato nel Novecento e di non essere un millennial. No. Perché un millennial senza il Novecento la considero un povero, sarà sempre povero, ma non povero di spirito secondo il Vangelo, che era un'altra cosa, ma povero proprio, povero di umanità, non sarà mai. È grande stile, anche grande forma, no? Grande forma. Ma la rivoluzione che cos'è se non grande forma? Insomma, no? Cioè, la rivoluzione è questo, no? Cioè, è un salire di livello anche del conflitto, no? E quindi l'idea di rovesciamento è un'idea che presuppone appunto proprio che una... Qui c'è una cosa a cui io non ho accennato, ma a cui adesso devo accennare, perché altrimenti mi mancherebbe qualcosa di fondamentale. È molto legato anche alla domanda che facevi tu sul potere. Ma io ho avuto la grande fortuna di incontrare ed entrare proprio nel vivo di quello che chiama il grande pensiero conservatore, no? Cioè, in questo tra i miei amici operaisti, insomma, ho avuto sempre molte difficoltà anche di dialogo. C'è una sola persona che si è in parte aiutata, in parte anche, insomma, indirizzato, ed è Massimo Cacciari, che su questo, insomma, dai tempi degli anni 60, da Contropiano in poi, da quella rivista che è venuta dopo l'operaismo, eccetera, e poi in tutta la sua... Non seguite Cacciari quando parla di politica. leggete i suoi libri, no, che sono quelli fondamentali. Poi allora in politica lasciamola, perché per lui la politica è una cosa porca, lui la fa così, va in televisione a chiacchierare, a gridare, a incazzarsi. Per lui
lui la politica non merita pensiero, no? Cioè, questa è la sua, il pensiero lui allora lo fa sulle cose, le cose ultime, dell'inizio, grande pensiero, che è una mente geniale, eccetera. Ma ecco, il pensiero conservatore mi ha molto aiutato nel capire, quando io mi sono definito con una definizione, un'autodefinizione che insomma lascia tutti, qui forse riuscite a comprenderla meglio, ma vi assicuro quando si pronuncia in altri ambiti, in ambiti politico, istituzionali o di partito, insomma lascia, si vedono solo facce, diciamo, ma non perché non la rifiutano, ma perché non la capiscono. Non, cioè, quando dico, insomma, io non sono un democratico progressista, io sono un rivoluzionario conservatore, dico quasi tutto di me. E lì su quella cosa bisognerebbe fermarsi e dire, ma vabbè, che vuoi? Rivoluzionario conservatore, perché io penso che la rivoluzione, e in questo mi aiutano molto, c'è tutta questa costellazione teologico-politica che io frequento oggi, no? Ho corretto Schmitt con Benjamin, poi ho corretto Benjamin con Taubes, cioè, cerco, perché sono in ricerca, cerco di capire e uso tutto quello che mi serve, senza non mi importa, dice, ma Schmitt è stato un giurista nazista, ma chi se ne importa, ha scritto delle cose teoricamente eccelse, e io quelle cose lì le uso, cioè Nietzsche ha questa cattiva idea del demonio, ma chi se ne importa, questo è un realismo anche della ricerca, oltre che dell'azione, c'è un realismo anche, c'è un realismo intellettuale accanto a un realismo politico che va, e il pensiero conservatore vuol dire che tu prendi da lì delle cose che, insomma, per esempio, si può mettere insieme, come io metto insieme Schmitt e Lenin, è un'acrobazia intellettuale senz'altro, però quando parla del teorema del partigiano si riferisce anche a Lenin, no? Schmitt, se voi leggete questo bel volume che è uscito adesso sul cartello tra Taubes e Schmitt, beh, lì, a parte, io quando sono disperato, nei giorni che vedo la televisione, vedo i nostri governanti, poi i nostri oppositori al governo, e chiudo gli occhi per non vedere, mi rifugio, allora apro queste cose e vedi questi personaggi che si scrivevano dalle cose. Taubes che dice che quando finivano le lettere, no, cari saluti, un abbraccio, no, quello dice, caro, ti saluto attraverso l'abisso. E lui ti rispondeva con la citazione biblica, abissus, no, vocat abissum, no? Cioè, si parlavano in questo modo. Questi non sono dei rivoluzionari, non sono di sinistra, non sono di niente, ma viva la faccia, no, è una cosa che... Allora, non è tanto che il movimento operaio si è esposto su un terreno altro, ma che lo ha fatto male, si è esposto male, cioè... Perché
conflitto anticapitalistico. A un certo punto è venuta fuori quella divaricazione, no, tra socialdemocratici e comunisti, per cui si diceva, insomma, no, i socialdemocratici sono ancora quelli, insomma, i democrogressisti di oggi, no? Se si va avanti con lo sviluppo capitalistico, gradualmente poi si passa al socialismo, no? E Bernstein non è più tra noi da molto tempo, ma gli vorrei dire, ma insomma, questa tua cosa che dicevi, che la democrazia avrebbe in qualche modo essere stata, doveva essere la, addirittura la tomba del capitalismo, no? Come mai, quando oggi, insomma, la democrazia politica è la forma dominante del capitalismo economico. Poi i comunisti che dicevano no, bisogna prendere il potere, no? Cioè, quella è una mossa, non so quanto Lenin ne fosse consapevole, ma era una mossa che invadeva il campo, appunto, della rivoluzione conservatrice. La rivoluzione conservatrice è stata una grande cosa, un grande personaggio, diciamo. Probabilmente se avesse vinto la rivoluzione conservatrice ci saremmo addirittura liberati dal nazismo prima che nascesse, insomma, no? Perché era l'alternativa vera alla democrazia weimariana, no? Cioè, che poi invece è stata essa la culla del nazismo. Beh, insomma, bisogna occupare il terreno che non è proprio, e utilizzarlo. Questo è il realismo politico. Non è vero che il potere in quanto tale è una categoria che appartiene alle classi dominanti, ma quel passaggio leniniano in cui si è teorizzato prima e si è praticato poi che il potere poteva essere anche il luogo delle classi subalterne, gestendolo in un certo modo, beh, quello secondo me è un passaggio fondamentale. E non è quella la resa, è che quel potere poi è stato malamente utilizzato. Che si è rovesciato poi nel suo contrario, ma non credo che sia nell'idea di potere il fatto che sia sempre qualche cosa, insomma, che si trasforma in oppressione, in autoritarismo, può essere un potere declinato alternativamente. Cioè, quell'idea del potere di parte, no? Che Lenin ha attuato proprio nella realizzazione dell'Ottobre, a cui io rimango legato, perché è un passaggio fondamentale. Quello era la convinzione oggettiva di Lenin, che bisognasse appunto occupare una parte del territorio nemico, no? e utilizzarlo in questo senso. Questa è la funzione del partito, del partito parte. Oh, no, questo poi voglio concludere, ma Adorno. Dunque, io durante il periodo pereista noi eravamo tutti anti-francofortesi, no? Perché non ci piaceva quel modo di... Noi volevamo in fabbrica e questi invece parlavano così in modo astruso, facevano critica, però poi devo dire che nel seguito del percorso l'ho rivalutato.
ho rivalutato proprio la, insomma, l'approccio francofortese, no? quando io ho usato quella formula. Oggi il problema non è tanto una critica di società quanto una critica di civiltà. Beh, lì c'è, insomma, la lezione francofortese, insomma, non solo di Adorno ma anche degli altri, degli altri di quel periodo lì, perché poi quelli che sono venuti dopo, alla fine, lasciamoli da parte, Habermas e così via, insomma, non riguardano quella cosa. Ma lì c'era una critica proprio di quella forma borghese dell'essere umano, e c'era anche una critica anticipata della, come c'era per esempio nei situazionisti, della società dello spettacolo, e anche della appunto, accelerazione tecnologica, no? Erano profeti in questo senso, nel senso che usiamo profeti anche inascoltati. No, parte partito, questa è, insomma, la. Io rimango fedele a questa cosa, insomma. Prima dicevamo una parte, un punto di vista di parte senza parte. Oggi possiamo dire questo perché non c'è più partito. Perché se ci fosse minimamente partito, quello sarebbe il luogo in cui operare quella costruzione della antropologica alternativa, costruttiva e positiva, no? Naturalmente questa è ancora la cosa da fare, la cosa difficile da fare, perché ha vinto questo humus molto diffuso, insomma, antipolitico e soprattutto antipartito, che secondo me è la prima cosa che bisogna sconfiggere prima di passare all'altro. Quello che non si è capito a sinistra è proprio questo, che insomma l'antipolitica è una cosa che sta molto nel DNA delle classi dominanti, sempre. Non si è capito in tutti questi anni, e si è civettato appunto con la critica della politica in quanto tale, e dei politici anche in quanto tale, senza pensare al fatto che la sinistra è la politica. Il movimento operaio era la politica, no? Se c'è una differenza di economia e politica, è proprio la differenza amico-nemico. Quella è una delle postazioni più forti del criterio del politico, amicizia e inimicizia, economia e politica. E quindi c'è tutta una rieducazione alla politica che bisognerebbe fare, ripeto, non pedagogicamente ma quotidianamente. Io credo per esempio oggi che uso molto spesso in questa fase una definizione che è di Agamben, ma che lui poi usa in altri modi, quello delle forme di vita. Una sinistra di oggi, una sinistra di parte, quindi di partito, dovrebbe avere questa grande funzione di critica delle forme di vita, no? Delle forme di vita a cui si è tutti costretti, e che è la radice di quella, di quell'essere borghese, dell'essere umano che oggi è dominante.
perché tutte le forme di vita attuali sono forme di vita borghese e sono forme di vita individualistiche, egotistiche, a cui devi contrapporre, però non ideologicamente, non umanitariamente come si fa, insomma, no, ma concretamente nelle lotte quotidiane, nelle lotte sul lavoro, nelle lotte sulla sì, su tutti i conflitti che intervengono nella vita quotidiana delle persone. La politica deve ritornare dentro la vita delle persone, insomma, no? Questa, e questo può farle solo un punto di vista parziale. Questo punto di vista parziale di una sinistra nuova, perché questo avrebbe un senso anche di riorganizzazione del campo, no? Perché si tratta ormai di riorganizzare un campo che è disorganizzato, frantumato, deluso. Però certo, insomma, c'è questa, no, una notazione ultima che voglio sottolineare, no? Noi viviamo una condizione che, in cui, insomma, Benjamin dice che bisogna rompere il continuum storico, no? Ecco, io dico bisogna romperlo e nello stesso tempo saper coltivarlo, il continuum storico, ma non in generale, ma il continuum storico della propria parte. È fondamentale oggi che la parte antagonistica ripresenti la propria storia come modello di vita, no? La storia del movimento operaio, dei militanti del movimento operaio, di quelli che hanno lottato, si sono sacrificati, hanno fatto, di quelli che scioperavano, di quelli che facevano conflitto, eccetera, che si organizzavano. È una storia che va rimessa in circolazione perché nessuno la conosce più, ma quella è una storia che di per sé è qualche cosa di educativo, no? Perché lì c'era un'altra forma d'uomo. E allora basterebbe questo, cioè tornare a raccontare la propria storia, rivendicandola come propria, no? E invece una sinistra che mette quella storia da parte e dice no, ricominciamo da capo, non andrà da nessuna parte. Cioè il tragico della storia che bisogna maneggiare è proprio questo saper tenere insieme la rottura e la continuità, no? Cioè, la rottura nei confronti del nemico e la continuità nella propria storia, cioè queste due cose le devi tenere sempre insieme, ma in un discorso quotidiano, quando stiamo battendo e ribattendo su questo, lì forse può venire fuori lentamente qualche cosa dal tragico. Non si esce mai con un'operazione di mascheramento delle cose, no? Il tragico lo devi assumere come tale, e come tale metterti di fronte all'impossibilità del possibile, no? Cioè questa cosa qui, insomma, non è. Cioè l'impossibilità del possibile è una cifra molto molto politica, no? Che declinata praticamente secondo me potrebbe aprire grandi spazi, sì, e grandi ritorni di appartenenza intellettuale anche.
giovani come voi che insomma studiano e si ricollocano dentro questa storia, e di appartenenza anche popolare, se si riesce poi a mediare le cose, no? Cioè a presentarle. Non è vero che la, cioè la parzialità, se la conosci bene, se la gestisci bene, e se te ne sei proprio appropriato fino in fondo, puoi anche poi mediarla con altre cose, no? Cioè, poi puoi presentarla in altro modo, puoi avere la, devi avere la capacità di farla amare, no? Di farla apprezzare. E questa è una, di nuovo un'acrobazia politica che bisogna prima di tutto imparare. Vabbè, vi ringrazio.